del Signore andremo avanti. Secondo, siamo quegli uomini e quelle donne e quelle famiglie le quali hanno coscienza di un dono ricevuto e cercano con umiltà, dolcezza e cuore grande di metterlo al servizio di tutti, cogliendo il bene in ognuno. Terzo, siamo quegli uomini e quelle donne e quella comunità che il mandato del Signore lo sente forte, lo sente il sacerdote, lo sente il consacrato, lo sente il papà e la mamma di famiglia, lo sente l'educatore. Noi siamo chiamati a costruire un mondo diverso, non siamo mai più persone sedute, rinunciatarie, ma persone che, arricchite dal dono di Dio e dalla presenza dello Spirito Santo, vanno avanti nella gioia e nella pace. Ricordate queste ultime parole di Gesù prima di ascendere al cielo. Gesù ce l'ha dette, sono come il testamento. Non abbiate paura, io sono sempre con voi, avrete forza dal